Grazie a Piccinelli, presidente del Comitato Fortitudo. Siamo davanti al Palazzo di Giustizia. Dovete depositare una querela contro Draghi. Ma che cosa sta accadendo? Non solo contro Draghi, contro questo governo che sta violentando la Costituzione e i nostri diritti. Contro Draghi, contro queste misure sempre più stringenti, contro la vaccinazione obbligatoria soprattutto. Che cosa sta accadendo in questo momento? Sta accadendo che per mia fortuna, grazie, si figuri, per mia fortuna qua c'è tantissima gente che vuole gridare forte il dissenso nei confronti di questo governo. Lei è andata a trattare perché la Digos mi ha chiesto di entrare per cercare di trovare una formula che evitasse un assembramento all'interno e che probabilmente faceva in modo che io potessi raggiungere la procura da sola, raccogliendo tutte le denunce. Solo che all'interno mi hanno trattata malissimo, in maniera molto maleducata, dicendo che loro servono il popolo italiano. Io ho ricordato che faccio parte del popolo italiano e che ho avuto queste disposizioni dalla Digos. Loro hanno detto che dovevamo andare in questura e non in procura. La Digos ci dice che noi dobbiamo andare in procura e non in questura, ma noi sappiamo che dobbiamo andare in procura. Adesso stanno trattando col procuratore e con i magistrati. Spero ci facciano entrare, perché è un'ennesima violazione ai nostri diritti costituzionali. Grazie.